appena traslocato dalla sua vecchia casa, che definiva una casa da eterosessuale. E come si chiamerà allora la casa che stiamo per andare a vedere? Una casa omoaffettiva? Una casa pansessuale? Ma chiediamolo direttamente a lui, ad Alessandro Cecchi Paone. Eccoci in casa di Alessandro Paone. Benvenuto. No, dico tre piani senza ascensore. Vabbè, ma ci serve per tenerci. Capisco su. Capisco perché tutti fidanzati giovanissimi, che uno è ecco, muore, ti rimane al secondo piano. Ti posso anticipare che tu sei vestito come il mio divano? Chi te l'ha detto? Hai avuto una talpa. C'hai il divano di questo colore? Hai il divano addosso, praticamente. Bene, allora sparisco, sembrerò magro, almeno una volta nella vita. Tu invece sei vestito maschissimo. Ma come, ma vieni dalla ginnastica? No, è che in casa mi vesto come in palestra per star comodo. Posso entrare come se fosse... Allora, questa cosa, questa è la sala. Oh, questo bellissima. È la il cosiddetto soggiorno. Eccolo il divano del mio colore. Guarda. Allora, è una casa dove sei appena arrivato, siamo i primi a entrare. Sono emozionato. Ma quando si fa un trasloco, si dice sempre, uno che ha una grossa violenza, ed è anche un lutto da elaborare, perché lasciare una casa, lasciare uno spazio sicuro per uno che sicuramente piace se ci si va a vivere, però comunque è un'incognita. Anche per te è stata così? A luglio ho lasciato la precedente dopo 10 anni e quello è stato veramente terribile perché ho dovuto, traslocando, tirar via tutta la roba che si ecco, è sedimentata. Ecco, oggetti, ricordi, robe. Hai ritrovato qualche oggetto che non ti ricordavi di avere, cose affettive? Guarda, ho trovato soprattutto delle foto di situazioni affettive importanti del passato che proprio avevo dimenticato. Ho dimenticato di essere stato lì con quella persona, è stato veramente forte. Allora, la nuova casa di Alessandro, fammi un tanto fare un giro in questa casa. Devo dire, mi è molto etero. Che vuol dire? No, nel senso, mi aspetta, vai in casa di un gay, non vuoi trovare un manifesto di Mina? Un CD di Maria Callas? Quello c'è, in camera da letto. Ah, ecco, vedi. Quello c'è. Poi, qualcosina c'è. Non vedo grandi oggetti, non so, fucsia... Libri, tu sei un... Ma tu sai che io sono stato etero e adesso, come dice Busi, sono diversamente etero. Non è che mi stai tornando etero? Che vuol dire tornare etero? Ci sono delle tracce. Allora, la casa è assolutamente seria. Guardate questo parquet meraviglioso, un divano che sì, si presta, ma si presta in tutte le sessualità. Delle bottiglie, dei drink, certo, quelli vanno bene. Con un cammino sì. Che funziona il cammino? Certo, certo. Però sono pigro, non lo accenderò mai. No. Beh, però se ci fosse la serata giusta... Pensa che molto etero ci sono anche i sigari cubani. Tu che ami Cuba quanto me, un Romeo e Giulietta. Andiamo nella camera da letto di Alessandro. La giornata inizia qui. La giornata inizia qua. Non oso pensare cosa succede in questo letto. Non lo voglio nemmeno. Insomma, quello che succede in tutti i letti. Quasi tutti. Questo letto è quello, non è quello di quando ti sei sposato. No, quello è rimasto a Roma. Quello l'hai è rimasto tenuto? A Roma, sì, sì, nella casina di che Roma. Che effetto ha fatto, ti ha fatto, dopo che ti sei lasciato lei, portarci il primo uomo? In quel letto non l'ho mai fatto. Mai? No. C'è un legame con Cristina talmente forte che è una forma di rispetto, insomma. Quindi a Roma si usa il divano. Ah, vedi? Come hai fatto a perdere 20 kg? C'è questo bravissimo medico dello sport che mi ha cambiato l'alimentazione, ma in realtà non mi ha messo a dieta, mi ha tolto alcune cose, però mi ha dato enormi quantità di alcol, la sera posso bere il vino, quindi veramente... Pane, pasta? No, pane, pasta, non una botta di carboidrati, zero. Lo so, per quello uno poi diventa un divano. Cosa stai leggendo in questo momento? Kureishi, 8 braccia per abbracciarti, Pietro Citati, sì. Leopardi. Non è solo un poeta, bisognerebbe riscoprire Leopardi come un grande pensatore laico, illuminista, modernista. Tu sai che Leopardi era in realtà il compagno di Ranieri, che non era solo un amico. Ah. Cioè Silvia era tutta una balla, c'era cioè la... Capito? E c'è un portafotografia però vuoto. Perché li ho appena messi e il punto è, hanno nuova vita nuova, chi ci mette? Però bisogna portarsi qualcuno dal passato, eh? Non lo so. Tu hai messo la televisione in camera. È la prima volta nella mia vita, è un esperimento. Io ho sempre avuto di là. Sto pensando che avere la televisione in camera può favorire situazioni... Nel salotto, nel senso, non essendoci la televisione in salotto si può... Andiamo a vedere un film di là. Ah, ma questo a fine serata. Sì, certo. Cappello a cilindro, il grande...
Non vedo film. Ma a me piacciono i film di guerra, vedi, streamers, mi piacciono. Non vedo musical. Sì, guarda, qui c'è il band del musical. Ah, ecco, ecco. Cole Porter. Ma non è che mi stai tornando etero. Ma no! No, guarda, non c'è problema, non abbiamo niente contro gli etero. Devo fare outing e sei tornato etero. Ma cosa te la posso far vedere su questo? Questo secondo me ti fa piacere. West Side Story. Sì, ci allora, sta, sì. No? Sto ritrovando delle indicazioni. Non corri rischi. Casa giusta, allora, qui abbiamo una prima parte di guardaroba. Una cravatta che è legata a una storia, non so, d'amore. Allora, questa... perché la cravatta che avevo addosso nella copertina del magazine del Corriere della Sera del 7, quando fui scelto dal direttore bontà sua come rappresentante del mondo gay italiano del 2010. Mi ricordo. Eccoci nella cucina, questo è il regno appena fatta. Ancora non usata, guarda. No, perché è il regno della signora Gégé che adesso arriva, la governante, la mia governante francese, che mi segue da 11 anni. 11 anni. Tu non cucini? Sono totalmente negato. Siamo passati di nuovo nell'ingresso dove inizia l'armadio. Vedete, si gira intorno perché l'armadio continua, praticamente sì. Ha creato una specie ingresso. Di cabina armadio vicino al bagno. Bello. Vediamo le camicie. Dovrebbero stare tutte le righe, ecco. Con le righe, qui ci sono righe, sì. Con i quadretti, un macello. Infatti sento un po' maschio che mi appoggio, righe con i quadretti. Scusa, ma te tutte le camicie lavate e stirate poi vanno rimesse nelle bustine. Ma ti dico di più, la signora Gégé è talmente Mary Poppins, cioè governante da altri tempi, che mette un fogliettino per indicarmi se è una camicia da gemelli. In modo che io lo sappia prima di prendere, anziché dire cavolo. Per non perdere tempo. Eh sì, scopro che. Tutte le camicie sono in busta. Sì. Tutte, sì. È andata Madame. Madame Gégé. La governante di Alessandro che chiama Alessandro Doctor e lei la chiama. Bonjour, Madame. Ecco qua, presento Madame Gégé. Da Geneviève. Geneviève. Sì. Com'è Alessandro? Vado via? Vado via? No, com'è Alessandro? Monsieur, che dottor Alessandro è una persona très, très, très gentille. È una persona molto, molto, molto gentile. Non mi fare lezioni, per cortesia, che ho un fratello avvocato che è più bravo di te. Ma no. Allora, avete visto che io di mio non urlo? Mi fanno arrabbiare quando fanno finta che non siamo nel 2011. È bellissimo finire l'intervista e uscire di casa accompagnati dalla governante. Che fa scena. Madame, s'il vous plaît, à vous. Alessandro, in bocca al lupo. Ciao. Grazie, a ciao presto. Voilà, prochaine fois. Ciao.